fatto più di 150 video su come realizzare un G-code e come poter generare o ricercare file 3D in STL. Che cosa volete sapere di più? L'unica cosa che dovete continuare a fare è ripetere le stesse operazioni, continuare a stampare e ripetere la solita routine. Se riuscirete a avviare una stampa almeno per 2 volte a settimana, da qui a 6 mesi sarete completamente autonomi per quanto riguarda la creazione di oggetti, pezzi e componenti. Potete quindi dare libero sfogo alla vostra creatività. Ci sono artisti che si sono rivolti a me, per esempio, perché hanno voluto sapere come fare un file 3D pronto per essere stampato. Oggi ho scoperto che c'è carenza di modelli 3D corretti per la stampa, cioè molti sanno generare un file 3D per la visione, ma pochi lo sanno fare affinché Cura 3D o un qualsiasi programma di slicing anche complesso lo legga. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutto quello che verrà creato con le stampanti 3D a filamento. Iscriviti soprattutto se hai intenzione di comprare una stampante 3D, perché ho fatto veramente tanti video su come poter stampare 3D. Iscriviti!